Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi video analisi più pagelle della sfida di venerdì sera tra Milano e Udinese. Prima di iniziare, però, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui sul nostro canale YouTube. In più, in descrizione, tutti quanti i link necessari per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com. Bene, venerdì è stata una partita particolare. Penso che qualsiasi tifoso rossonero si aspettasse una grandissima vittoria che potesse mettere a tacere le critiche di Salerno di settimana scorsa, ma così non è stato, perché il Milan venerdì ha deluso per prestazione, per atteggiamento. Atteggiamento non quanto simile a quello visto a Salerno, quindi un atteggiamento quasi di saccenza, di supponenza nei confronti dell'avversario, ma più che altro un atteggiamento che non vedevamo da tempo. Un Milan quasi inerte, non riusciva effettivamente ad esprimere quello che era il suo gioco, in balia di un Udinese che ha giocato meglio di noi. Ovviamente, come ha detto anche Mister Pioli alla fine della partita, non c'è scritto da nessuna parte che comunque una squadra debba vincere giocando per forza bene. Anzi, il mondo del calcio è bello perché vago, quindi a volte anche squadre che giocano malissimo possono trovarsi a vincere partite quasi senza effettivamente rendersene conto. Dell'analisi c'è veramente poco da dire, in quanto alla fine il Milan si è reso pericoloso in veramente pochissime occasioni. Forse effettivamente solo con il gol di Leao, non ricordo altre, però c'è giustamente da parlare dell'ennesimo errore arbitrale a nostro sfavore. Il VAR è stato introdotto appunto per fare questo, per mettere a tacere i dubbi, e un errore del genere non se lo possono permettere. Addirittura ho letto questa mattina che il CAN è molto infastidito delle dichiarazioni di Maldini post partita, ma io credo che finalmente la nostra dirigenza si stia facendo sentire dopo 6 punti effettivi persi. Tanto quanto io non recrimino il fuorigioco contro il Napoli, perché a mio avviso penso che in un modo o nell'altro quel gol ce l'avrebbero annullato, soprattutto per il modo in cui Giroud salta su Juan Jesus, che talvolta può essere definito falloso. Io recrimino i 6 punti che ci hanno effettivamente tolto tra la Spezia e Udinese. La partita di venerdì poi è stata anche la prova del fatto che gli arbitri spesso e volentieri vogliono essere prime donne, vogliono essere protagonisti loro del match e non permettere ai giocatori di esserlo. Perché post partita, quando Romagnoli si è rivolto nei confronti dell'arbitro, l'arbitro è stato molto saccente, molto altezzoso nei confronti del nostro capitano. E quindi, come molte pagine sul Milan hanno scritto in questi giorni sui social, addirittura noi dobbiamo subirci pianti e lacrime di un arbitro, addirittura arrivandolo a consolare, e addirittura anche critiche da parte del CAN per le dichiarazioni del nostro dirigente, che effettivamente in questa circostanza aveva ragione. E ha ragione tuttora, perché, ripeto, in questo momento al Milan mancano 6 punti, 6 punti non chiacchierati, 6 punti effettivi, 6 punti che potevamo, non dico meritare sul campo, ma effettivamente guadagnarci sul campo, perché se l'Udinese non faceva il gol irregolare, a mio avviso non avrebbe mai pareggiata, e se Serra non avesse bloccato Messias nel momento del tiro, noi avremmo vinto quella partita. Basta, bando alle ciance, non continuiamo a recriminare queste cose, anche perché noi siamo il Milan, dobbiamo rialzarci. In settimana abbiamo il derby, domenica prossima abbiamo il Napoli, partite complicatissime. Che effettivamente sanciranno quella che è la nostra stagione. Se al derby perdi, o meglio, al derby l'importante è avere la stessa grinta, tenacia, cattiveria, intelligenza tattica che abbiamo avuto un paio di settimane fa contro il Napoli. Penso che qualora il Napoli stasera dovesse vincere, contro il Napoli la settimana prossima c'è possibilità solo di un risultato, ovvero la vittoria, perché sennò effettivamente il sogno scudetto va in frantumi. Partiamo con le pagelle. Pagelle, dico la verità, sono stato un po' cattivo, ma più che altro dovuto anche alla delusione della partita di venerdì. Magnano ovviamente 6 perché dopo lo scempio di Salerno alla fine è riuscito a rialzarsi subito. Ha fatto una prestazione da Mike alla fine, sul gol non poteva niente. Certo, è stato un po' goffo, ma ha provato a reagire di istinto, di riflesso, quindi non possiamo recriminare nulla al nostro portierone. Anzi, comunque in molte occasioni è stato molto sicuro in presa, in uscita, in alcuni tiri di Beto, quindi penso che
effettivamente possa essere promosso dopo una partita tutt'altro che facile per i suoi. Calabria 5,5, più che altro perché è stata una partita condizionata anche dal fatto che dopo un primo tempo buono, dove il terzino rossonero è arrivato anche più volte alla conclusione, il Milan è calato un po' fisicamente, presentandosi quasi mai in maniera pericolosa davanti alla porta di Silvestri. Quindi il terzino però pian piano sta continuando a lavorare bene, nel senso arrivando ad ottenere la sua miglior condizione fisica, perché un Calabria al 100% alla condizione potrebbe essere una delle nostre armi in più fino alla fine della stagione. Tomori mettiamo un 5,5, in realtà ero indeciso tra 5,5 e 6 perché alla fine è riuscito a tenere bene Beto, Beto che io ti rimuovo tantissimo se posso dire la verità, anche perché non segnava dalla 21ª giornata, però vabbè, alla fine è stato da che avevo paura di Beto, Udogie ha fatto il primo gol della sua carriera da professionista contro di noi. Vabbè, direi in realtà forse pure un bel 6 per Tomori, anche perché è stata una partita diligente, ha giocato molto meglio rispetto che a Salerno e nulla, effettivamente bisogna trovare anche lui, bisogna che lui trovi effettivamente la sua miglior condizione, perché ricordiamolo che torna da un'operazione al meniscolo, neanche in un mese è tornato in campo, quindi non possiamo chiedergli nulla. Per quanto riguarda Romagnoli, forse sarò cattivo, ma capitano Romagnoli do un bel 5. 5 perché la partita di venerdì ha messo in mostra tutte le sue lacune che nelle ultime partite non si erano proprio viste. Cioè, il gol di Udogie è un qualcosa di non dico terribile perché è sbagliato, ma comunque è un errore grossolano. Cioè, si permette di far passare la palla sul suo piede e poi permette a Udogie a insaccare la palla in gol. Cioè, bisogna essere più attenti, come se avesse giocato con tranquillità, con superficialità, ha sbagliato molti appoggi. Non mi è per niente piaciuto e convinto, sinceramente, Romagnoli venerdì. E poi il gol subito anche per mezza gaffa sua mi porta a dare una grossa insufficienza, ecco, al nostro capitano. Per quanto riguarda Theo Hernandez, 5,5 è un 5,5 in realtà che potrebbe diventare 6, perché comunque alla fine qualche sgroppata delle sue le ha fatte, ma è stato veramente molto poco dal punto di vista offensivo. Da un punto di vista difensivo, anzi, si è anche permesso di fare un mezzo errore, meno male, poi non sfruttato da Molina, non ben sfruttato da Molina, ma quindi penso sia più un 5,5 rispetto a un 6. Theo comunque sta vivendo una situazione, penso, privata abbastanza complicata, visto le notizie uscite nelle ultime settimane del suo cane, potrebbe andare incontro a denunce. Poi comunque la moglie, la fidanzata Zoe, è da poco, è, no, è, da poco è in città 9 mesi, quindi penso che sia anche un po' distratto da extracampo, però non è il momento di farsi distrarre, quindi Theo 5,5. Tonali do un 6, ma un 6 che però non è regalato, però è di buona volontà. Comunque Sandro, come d'altronde tutta quanta la squadra, ha giocato bene i primi 45 minuti. Le dichiarazioni post partita dopo l'abbraccio con Pioli ci potevano far sperare in un secondo tempo ancora più di grinta, di cattiveria, ma alla fine anche Sandro ha commesso errori, non dico grossolani, ma comunque importanti, sbagliando appoggi in mezzo al campo, perdendo palloni, sbagliando stop, cose non da lui, insomma, cose che non siamo abituati a vedere. Per quanto riguarda Kessié, invece 5,5. 5,5 perché Frank ha escluso un intervento su Beto nel primo tempo, tra l'altro intervento che è riuscito lui stesso a recuperare perché aveva fatto un errore, nel senso, non so se vi ricordate, lui va in scivolata, Beto lo dribbla, lui poi di scatto si alza e riesce a togliere il pallone all'attaccante portoghese, ma comunque là si rischiava di andare sotto contro l'Udinese per un errore del genere. 5,5 anche perché poi alla fine, se ci facciamo caso, che sia oramai avuto un'involuzione incredibile, la situazione extracampo dal punto di vista contrattuale lo aliena al 100%, al punto che il ragazzo non è sereno, il ragazzo non riesce a giocare bene a pallone. Cioè, da che l'anno scorso che sì, ma anche fino a che prima effettivamente si venisse a sapere che lui non rinnovava con noi, era uno propositivo, uno che si accingeva spesso comunque sulla tre quarti offensiva. Adesso che sì, se tocca 70 palloni, un esempio, li tocca tutti quanti alla nostra metà campo, non va oltre, questa cosa è preoccupante. Passiamo alla tre quarti che effettivamente c'è bisogno di rivederla, perché da che eravamo una delle squadre che segnava di più, adesso segniamo pochissimo, segniamo veramente poco. Messias do un 5,5 perché alla fine lui più di un semplice dribbling su Mac and go durante il primo tempo non ha fatto, non si è mai reso pericoloso. Sono sempre più dell'idea che è quasi contro di noi poter arrivare a
non rinnovare, ma comunque riscattare un giocatore che a mio avviso non è da Milan, ecco. Però, ripeto, forse sarà troppo cattivo, ma comunque a noi servirebbe un esterno forte, un esterno che punti l'uomo, lo superi e crei superiorità numerica, cosa che Messias ha fatto, ma ha fatto per poche partite quest'anno. Cioè, non ricordo più di 2 o 3 partite dove Messias abbia fatto più di quello che doveva. Messias che poi è stato sostituito da Saelemaekers, al quale do un 6, in realtà un 6. Ma per il semplice fatto che alla fine ha cercato con la sua imprevedibilità di portare scompiglio in mezzo alla difesa friulana. Ha fatto un'azione anche molto, molto bella dove ha dribblato praticamente tutta quanta la difesa avversaria. Poi alla fine un rimpallo sfortunato fa sì che la palla cada sul suo piede, rimbalzi, pardon, sul suo piede e poi vada in fondo per l'Udinese. Però comunque anche lui molto poco. Alla fine non è riuscito a fare e a dare quel contributo che penso Pioli sperasse potesse dare alla causa rossonera. Brahim Diaz 5 perché oramai Brahim non si capisce più che fine abbia fatto, da che ha avuto un grande momento di forma, grande poi, ha avuto una ripresa, ecco, tra il derby e la Lazio, perché il derby, ricordiamolo, ha praticamente cambiato lui la partita. Brahim è tornato ad essere il Brahim post-Covid, quindi poco reattivo, poco imprevedibile, poco Brahim, ecco. Poi c'è un mismatch con gli altri giocatori da un punto di vista fisico che è impressionante, che fa sì che ogni volta che debba andare in contrasto con uno, mentre pre-Covid capitava che lui lottava grazie al suo baricentro basso e riusciva talvolta anche a scapparsene, adesso è praticamente impossibile. Cioè, è un mismatch che tu già sai che Brahim Diaz andrà a perdere palla in mezzo al campo. C'è da rivedere questa cosa, perché comunque Brahim Diaz è ancora in prestito da noi. Prestito fino al 2023, la cifra per il suo riscatto è importante. C'è da capire, c'è da valutare tante cose. Poi dall'85esimo è entrato Daniel Maldini, al quale non possiamo dare voto in quanto insomma, ha giocato 5 minuti insignificanti in una partita abbastanza complicata e difficile. Sulla sinistra, vabbè, Leao, non c'è proprio nulla da dire, man of the match. 7 in pagella, come al solito, ultimamente se non la sbocca lui non la sbocca nessuno. È l'unico che crea, l'unico che supera l'uomo. L'unico che effettivamente ci crede in questo Milan, almeno in questo momento, cioè non prendiamo decisioni affrettate. Addirittura la partita di venerdì per lui è stata una vera e propria battaglia, cioè è stato il soggetto preferito, la vittima preferita dei difensori dell'Udinese, al punto che addirittura ha rischiato più volte di uscire dolorante dal campo, o meglio, è uscito dolorante dal campo, ma più volte ha rischiato di essere sostituito per falli dei difensori dell'Udinese, cosa che è impressionante. Poi Giroud 5,5, ma più che altro perché è stata una partita complicata. Lo sappiamo benissimo che per Oliviero le partite consistono in occasioni, ma in episodi. Nel momento in cui lui ha la palla buona, la palla a disposizione per segnare il gol, siamo sicuri che Giroud 9 volte su 10 la insacca. Perché dico 9 volte su 10? Perché a Salerno settimana scorsa si è mangiato un gol sull'1-1. Però lo sappiamo bene che Giroud è questo tipo di attaccante. Lo sappiamo benissimo che da Giroud non possiamo pretendere che venga in mezzo al campo a giocare la palla, a smistare i palloni come può fare adesso un Vlahovic alla Juve. Siamo consapevoli di questo. Comunque la squadra attorno a lui non è che abbia giocato granché, quindi è normale che le occasioni per il francese sono state veramente, veramente limitate. Sono addirittura nulle. Poi è stato sostituito da un Ante Rebic al quale non posso che dare un 4,5. Perché 4,5? Due palloni effettivamente toccato. Uno sta andando in porta Pereira e uno l'ha perso in mezzo al campo, a centrocampo, facendo ripartire l'Udinese in contropiede. Io penso che ne ho parlato un paio di settimane fa in un live con Fabio del Casciavite e Giuseppe. Penso che questo sia oramai un caso ante Rebic, perché da che era devastante è diventato preoccupante Rebic. Lo continuo a dire perché il Rebic che stiamo vedendo in campo non è un Rebic che deve trovare di nuovo la condizione migliore, perché comunque è già quasi un mesetto che è tornato a giocare. Questa condizione migliore quando la si otterrà? Rebic in questi mesi servirà come il pane. L'anno scorso al girone di ritorno Rebic ci è valsa la vittoria a Torino, ci è valsa sia contro la Juve che contro la Juventus. L'anno scorso Rebic ci ha aiutato tantissimo, e un Rebic del genere in realtà non fa per niente bene alla causa rossonera. Quindi 4,5, ma perché andare sotto il 4,5 sarebbe assurdo. Pioli invece da un 5 perché si sperava in una ripresa da parte della squadra, si sperava che Pioli potesse infondere ai ragazzi quella cattiveria, come dico dalle mie parti, quella cazzimma necessaria per portare a casa i 3 punti contro l'Udinese, 3 punti che poi sarebbero stati fondamentali, in quanto ricordiamo sempre, settimana prossima si va a giocare a Napoli, se Napoli questa sera dovesse vincere andrebbe a pari punti con noi, rischieremmo settimana prossima stare a -1 dall'Inter e addirittura a
Pardon, non meno 1 dall'Inter. Ah, sia meno 1 dall'Inter con la partita in meno e a meno 3 da Napoli. Quindi la lotta a scudetto penso è come se fosse relativamente persa. Non è riuscito a infondere questa voglia alla squadra di vincere la partita. I cambi effettivamente poi non l'hanno aiutato, quindi Pioli 5, ma 5 perché sono sicuro che Pioli possa lavorare meglio. È come se anche lui, come d'altronde tutto il Milan, soffrisse un po' di vertigini dopo anni un po' deludenti. Per il momento è tutto, ci scusiamo soprattutto se il video è uscito un giorno dopo, o meglio arriva un giorno dopo, ma abbiamo avuto un giorno per metabolizzare la delusione, un'altra delusione, la seconda in 2 settimane, anche perché poi martedì c'è il derby e se martedì la squadra non riesce a dimostrare quello che noi tifosi vogliamo, la situazione può iniziare un po' ad arrendersi preoccupante. Ragazzi, per il momento è tutto, ci sentiamo in un prossimo video in questi giorni tra analisi pre-derby, post partita con pagelle. Non ho più niente da dirvi se non sempre solo Forza Milan, perché anche nei momenti peggiori c'è bisogno di sostenere la squadra. Ci vediamo presto.